Benin per il 2017 continua e continuano le interviste con i player della distribuzione automatica, molti italiani, tra questi non può mancare l'intervista con Giampaolo Bononi, il responsabile vending di FAS International, che quest'anno festeggia 50 anni, non tu festeggi 50 anni, è la FAS che festeggia 50 anni. Buongiorno Giampaolo, bentornato. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Vending TV. Che cosa avete presentato in questo ritorno a Benin Paris? Abbiamo presentato i nostri primi 50 anni. I nostri primi 50 anni con nuove idee, con soluzioni che tutti conoscono e soluzioni invece innovative che saranno all'interno del nostro stand. Questo è il prima occasione a Benin Paris nel quale presentiamo alcune novità importanti e che si susseguiranno in tutta una serie di altri appuntamenti di questo 2017 che vede il compimento di questi primi 50 anni che, come diceva Fabio, non sono i miei perché io ormai sono andato oltre. Alle nostre spalle ci fa da scenografia ciò che voi presentate in modo ufficiale e per la prima volta al pubblico. Di cosa si tratta? Allora, si tratta del nostro cavallo di battaglia, che è la macchina Faster, nel quale sono state inserite un paio di soluzioni tecnologiche che sono soluzioni di comunicazione, cioè un vetro dove appare in questo momento la scritta FAS anniversario dei 50 anni, piuttosto che una base di comunicazione su quello che è il vano erogazione da bocca più larga, il vano erogazione di tasca maggiorata, che può in questo momento indicare una comunicazione che si spegne all'atto dell'erogazione del prodotto per far vedere il prodotto. Noi continuiamo a portare avanti una soluzione nella quale vogliamo che il prodotto si veda all'interno della macchina. Riteniamo che la visione del prodotto sia una questione di immediata individuazione di quello che uno vuole acquistare. La nostra soluzione si avvale del supporto di un tablet Android, che è la base di innovazione per questo 2017 su tutta una serie di prodotti che vanno dallo snack and food a quelle che sono la gamma delle bevande calde che presenterà il tablet Android, qui da 7 pollici fino a 21 pollici. Alla tua sinistra io noto che è presente, così come ormai in modo ufficiale e continuativo da alcuni mesi, un prodotto della Tritec. Che cos'è e come funziona? Allora, Tritec, qui lo vedete in una versione francese con un partner che abbiamo in quest'area, è una modalità per ridurre i volumi, direi. Ci stiamo specializzando, chi sta portando avanti Tritec è Flavia De Rossi, che è all'interno della nostra compagine. Tritec è diventato più grande, è diventato più tecnologico con l'inserimento anche qua di un tablet Android che può dare una serie di indicazioni. È evidente che si declina in due versioni, la versione di compattatore per PET e lattine e la versione di trituratore per confezioni in plastica come quella dei bicchieri di plastica. Ma non sono le uniche cose che avete portato qui in questa manifestazione, abbiamo una macchina che ha addirittura il vano ascensore. Sì, allora per noi l'ascensore è sempre stata una volontà di raggiungere una perfezione all'interno di un cassone che noi avevamo già. La nostra macchina 1050 rappresenterà la novità del 2017 con all'interno un ascensore che farà anche da vano erogazione, dove si potranno erogare prodotti più grandi, dove si potranno erogare anche prodotti multipack con pesi anche superiori a quelli del prodotto singolo. Giampaolo, noi la terminiamo qui perché nel frattempo vedo che avete diverse persone in attesa che desiderano parlare con te e tu hai la necessità di spiegare e fare il tuo lavoro. Mi dici però, prima di andare via, cosa pensi del ritorno di questa manifestazione, l'edizione 2017 che mi pare sia andata davvero benissimo per tutti.
direi che la valutazione da parte di tutti è stata positiva. Noi siamo contenti di essere ritornati a Parigi, come altri costruttori eravamo assenti da qualche anno, ci siamo ripresentati in questa città che per tantissimo tempo, almeno da quando io lavoro nel Vending, è sempre stato un punto di riferimento nell'edizione che c'era autunnale, e che quest'anno è ritornata ad avere una sua parte importante per quello che riguarda il Vending. Siamo molto soddisfatti noi, ma come ho detto prima anche gli altri. Abbiamo preso l'occasione per iniziare le celebrazioni dei 50 anni, che credo che in questo momento siano un momento doveroso per ringraziare la famiglia Adriani per tutto quello che ha fatto in questi primi 50 anni di attività, per ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato non solo a questa presenza, a questo stand, ma che hanno collaborato in tutti questi anni e che stanno collaborando attualmente per la buona riuscita di un business che sta veramente dando grandi soddisfazioni. Senza scordarci naturalmente dei clienti, coloro che attraverso l'acquisto dei distributori hanno consentito all'azienda di crescere e arrivare fin dove è oggi. Avendo tu molta esperienza, credo che abbia fatto bene a suggerirmi questo tipo di opportunità di valorizzazione di quello che è il nostro parco clienti, perché è la parte più importante. Il nostro parco clienti è una parte alla quale noi dobbiamo qualità, dobbiamo tecnologia e dobbiamo dare tutta una serie di distributori, mantenendo quelle che sono le aspettative che nel corso degli anni i nostri clienti si attendono da FAS, perché FAS è comunque un punto di riferimento per lo snack and food, per una serie di altri prodotti che sono nel range produttivo, ma credo che sia indicazione di qualità che dura nel tempo. Così come tu sei diventato un punto di riferimento per i clienti, i rivenditori, gli agenti di FAS International. Grazie Giampaolo, grazie di cuore davvero. Io ti lascio andare alle persone che ti attendono lì per avere contatti commerciali con voi, e ti invito a salutare gli amici di VendingTV.it. Amici di VendingTV, io vi ringrazio. Vi auguro una buona continuazione, una buona visione con tutta quella che è la programmazione di VendingTV, e una risentirci e una rivederci a presto. Grazie Giampaolo. Amici, non andate via, io lascio andare lui, voi nel frattempo restate lì perché abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi.